Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di spoiler speciale. Elezioni, manca ormai. Meno di un mese alle elezioni regionali che in Abruzzo si terranno il 10 marzo prossimo, stanno arrivando eh, anche un po' tutti i big dei vari eh, partiti per supportare eh, eh, le candidature dei due sfidanti, Marco Marsiglio, il presidente uscente, e Luciano eh, D'Amico. Ci sono tanti temi di cui parlare e noi questa sera siamo lieti di ospitare eh, un confronto tra due esponenti di forze politiche eh, attualmente molto distanti eh, tra loro, anche se in un passato che sembra ormai lontanissimo, sono stati anche insieme al governo nazionale. Allora... Do il benvenuto a Daniela Torto, deputata del Movimento 5 Stelle, forza politica che insieme alle altre forze del centro-sinistra sostiene la candidatura di Luciano D'Amico. Buonasera a lei e buonasera a tutti. E Luigi Deramo, sottosegretario di governo alle politiche agricole e coordinatore regionale della Lega in Abruzzo, partito che ha le regionali, supporta il presidente uscente, Marco Marsilio. Benvenuto Deramo. Buonasera grazie per l'invito. Allora, partirei subito da Daniela Torto, alla quale chiedo un po' che clima si respira all'interno della coalizione, una coalizione molto ampia, PD, Movimento 5 Stelle e un po' tutte le altre forze che compongono il centrosinistra. Finora eh, insomma, i sondaggi che sono stati diffusi davano, assegnavano un ampio vantaggio a eh, Marco Marsilio, insomma, poi parlando a microfoni spenti anche con altri. Esponenti politici di entrambi gli schieramenti, sembra che in questi ultimi giorni le distanze si siano un po' ridotte. Ecco, lei che informazioni ha e che percezioni ha rispetto a questa sfida? Beh, guardi, io posso parlarle dell'impegno del Movimento 5 Stelle sul territorio, che è un impegno che, come tutte le altre campagne elettorali. Ma come anche tutti questi anni in cui eh, a vari livelli ci siamo eh, confrontati con il territorio, va avanti e va avanti bene. Certo che basta parlare con i cittadini per capire l'umor e per palpare quella che è la situazione. C'è tanto scontento nei confronti di questo governo regionale che in cinque anni ha lasciato disattese tante promesse. E eh, allo stesso tempo c'è anche tanto entusiasmo per una figura nuova come quella di Luciano D'Amico, che è una figura di tutto rispetto e che è l'unico motivo per cui il Movimento 5 Stelle questa volta eh, si affianca ad una coalizione più grande. Perché io lo ripeto sempre in lungo e largo, se il Movimento 5 Stelle oggi è in questa posizione. E soltanto per un obiettivo, che è quello di rimandare a casa Marco Marsilio. D'Aramo, eh, Salvini la settimana scorsa è stato in Abruzzo, ha dichiarato pieno appoggio a Marsilio, affermando che in Abruzzo non si punta a vincere ma a stravincere. Allora, eh, questo è un obiettivo, secondo lei, realmente a portata di mano per Marsilio e per la Lega? E per quanto riguarda più nello specifico la Lega, naturalmente sappiamo che il vento è un po' cambiato, insomma la Lega non è più eh, quella del 2019 quando in Abruzzo conquistò oltre il 27% dei consensi, sappiamo che oggi con il vento in poppa diciamo che c'è un po' Fratelli d'Italia, però qual è l'obiettivo minimo a cui puntate anche in termini percentuali? Ma partiamo da una prima, da una prima riflessione. Ehm... Io credo che questi siano stati cinque anni importanti per l'Abruzzo e all'interno del governo regionale la Lega ha recitato, ha svolto con equilibrio, con trasparenza, con determinazione il, i gravosi compiti che abbiamo ricoperto all'interno della Giunta regionale ma anche all'interno del, del Consiglio. Sono stati tanti risultati che abbiamo costruito o che abbiamo contribuito a costruire insieme alla maggioranza di centrodestra. Voglio ricordare che quando abbiamo vinto le elezioni abbiamo ereditato una regione che era ultima nelle classifiche in termini di qualità dei servizi e della capacità legislativa di produrre norme per il futuro di questa regione e in cinque anni invece abbiamo trasformato eh, la regione Abruzzo in una regione che oggi viene presa a modello anche da altre regioni da altre regioni, quindi credo che questo sia sotto gli occhi, sotto gli occhi di tutti. Eh, la Lega, come sempre, eh, anche per questa tornata elettorale, si è concentrata a comporre eh, liste fatte di donne e di uomini che avessero sostanzialmente tre caratteristiche principali. La prima quella della coerenza e della lealtà rispetto al voto popolare che eh, otterremo. La seconda una preparazione in termini politici e o professionali lavorativi di tutti i nostri candidati, perché io credo che non si possono mandare degli sprovveduti a ricoprire il ruolo di legislatori regionali, perché le scelte che andremo a fare nei prossimi cinque anni, così come nei precedenti cinque, saranno poi scelte che andranno a condizionare la vita, lo sviluppo, il futuro, l'occupazione e l'economia dei prossimi trent'anni della nostra Regione e credo che questo lavoro ci sia riconosciuto sono eh, tante le persone che sostengono il progetto politico della Lega e eh, sono tante le persone con le quali poi sostanzialmente abbiamo costruito anche la proposta programmatica che abbiamo offerto al centrodestra. Ecco, ma eh, l'obiettivo minimo in termini percentuali 10%, 15%, diciamo, entro il quale potreste essere soddisfatti? Ma in... L'obiettivo principale è quello di essere innanzitutto determinanti per la vittoria del centrodestra. È evidente che abbiamo tutte le condizioni per rappresentare la seconda forza della coalizione. Chiarissimo. Ecco, lei parlava prima dei candidati, e le faccio vedere anche una grafica che è però è piuttosto impressionante in merito a quello che è accaduto in questi ultimi cinque anni in Consiglio regionale. Parliamo no, dei cambi di Casacca. In sostanza otto consiglieri hanno lasciato la Lega e sostanzialmente tutti per forze, per liste di centrodestra. Tra questi otto eh, consiglieri ci sono anche due assessori, due eh, Campitelli e, eh, Nico e Nicoletta Verì, che insomma, si è candidata con la lista Marsilio eh, Presidente, tutti puntualmente ricandidati. Tra l'altro lei proprio... Quando ci fu il passaggio di Campitelli in Fratelli d'Italia, insomma, pose una sorta di veto sulla sua candidatura, però invece poi i suoi alleati sono andati dritti per la sua strada e anche Campitelli è stato ricandidato. E allora, ecco, alla luce anche di queste, insomma, di, di queste cose che sono accadute, anche di momenti di tensione che si sono verificati su altri fronti, penso, ad esempio, alle comunali a Teramo, penso ecco, anche a questa. Uh, a questa noncuranza no, rispetto alle vostre richieste su Campitelli, ma è possibile che un partito determinato e battagliere come la Lega abbia soltanto incassato in questi ultimi tempi? Uh, e allora faccio anche appello un po' alla sua schiettezza, ma uh, che ripercussioni ci sono state più o meno sotto traccia e come sono anche i rapporti con gli alleati oggi? La, la, la sua domanda è una domanda molto complessa, dovrei impiegare circa un'ora per spiegare in dettaglio tutte le varie fasi Proviamo che hanno caratterizzato, sì, certamente sintetizzeremo. Eh, primo ragionamento, eh, il discorso della coerenza. Io credo che non sia responsabilità eh, dei partiti nel momento in cui ci siano i saltatori del fosso della quaglia, i cambiati Casacca che... Purtroppo quello appartiene non a un metodo legato alla vita dei partiti, ma alla debolezza delle persone che poi eh, interpretano facendo delle scelte che di fatto sono dei veri e propri tradimenti rispetto all'assunzione di responsabilità eh, presa attraverso il, il voto e quindi lascia sinceramente il tempo che trova poi eh, se mi, da, mi chiede un giudizio su coloro i quali sono dei professionisti di queste pratiche cioè di saltare da un partito all'altro dico che sono quanto di più distante eh, da me da un punto di vista culturale del rispetto alto che la politica deve eh, comunque rappresentare e poi sono casi come questi che rischiano di gettare scredito nei confronti allora della politica Beh, eh, probabilmente non sono state fatte all'epoca delle attentissime valutazioni oppure non erano conosciute le eh, caratteristiche negative di alcuni, eh, del resto le persone si imparano a conoscere eh, frequentandole e cammin, <ride> e cammin facendo. Oggi posso dire che i 29 candidati. Scelti dalla Lega sono assolutamente 29 persone che hanno, come dicevo all'inizio del mio ragionamento, delle caratteristiche eh, importanti, tra cui la prima quella della fedeltà agli abruzzesi e la coerenza da dimostrare nei cinque anni eh, del, loro, eh, del loro mandato. I rapporti all'interno della coalizione sono rapporti chiaramente di eh, eh, sintonia. Eh, lei prima diceva la Lega ha incassato. No, la Lega non ha incassato nel senso di prendere botta e rimanere fermo. Noi abbiamo eh, coerentemente anche in questa, in questa circostanza mantenuto l'impegno che avevamo assunto con gli, con gli abruzzesi, cioè quello di rappresentare una forza che dell'equilibrio, eh, della stabilità facesse sostanzialmente una bandiera. Noi ci siamo caricati sempre in questi cinque anni di essere, eh, tra virgolette, l'equilibrio all'interno della coalizione. e Se questo significa a volte prendere qualche buffetto eh, non meritato e eh, tacere o comunque girare lo sguardo dall'altra parte lo abbiamo fatto sempre e soltanto per il bene degli abruzzesi. Chiarissimo. Ecco Torto, veniamo alla vostra di coalizione perché... Probabilmente se il centrodestra a livello nazionale continua diciamo, a godere di ampi consensi e anche perché non c'è un'offerta eh, politica alternativa percepita come coesa e unitaria e quindi credibile da parte degli elettori. Eh, sappiamo che un po su tutte le questioni più importanti, PD e Movimento 5 Stelle, ma anche i vari Calenda, Renzi, Fratoianni che sono in coalizione con voi. In Abruzzo, ecco, a livello nazionale viaggiano un po' tutti in ordine sparso. E allora eh, le chiedo: ma mh, in Abruzzo siete riusciti a fare questa sintesi, però questa percezione che c'è un po' della vostra coalizione, questa litigiosità, questa eh, frammentarietà, non rischia poi di eh, produrre eh, qualche ripercussione anche sul, sull'operazione, sul progetto che avete messo in campo in Abruzzo a sostegno Sudamico? Ma guardi, io le ripeto, l'obiettivo del Movimento 5 Stelle nella coalizione, eh, però per a noi l'obiettivo cioè, <ride> primario, è, è politico e nazionale, è sicuramente <ride> rimandare a casa Marco Marsilio, quindi non penso che gli equilibri tra le forze politiche poi eh, possano ecco, in qualche modo distruggere questo nostro obiettivo. A livello nazionale, il progetto progressista si sta costruendo e lo stiamo vedendo in questi mesi quando anche il Partito Democratico, ma anche altre forze di opposizione, si appoggiano alle linee del Movimento 5 Stelle. Faccio un esempio su tutti, il eh, dietrofront sul salario minimo del Partito Democratico c'è stato proprio perché il Movimento 5 Stelle ha sicuramente, si è fatto bandiera di questo tema e ha riportato il Partito Democratico sulla retta via. Ma faccio anche un altro esempio, questioni armiche, Purtroppo è così caro al centrodestra ancora eh, nell'ultima votazione nella mozione in aula il Partito Democratico sembra aver cambiato idea sulla posizione nel rifornimento di armi eh, nelle varie guerre che purtroppo ci stanno colpendo. Non sulla, sulla, sul voto della mozione unitaria riguardante Israele Palestina, ad esempio però. E eh vabbè vuol dire che bisognerà, no, bisognerà diciamo lavorare ancora. Importante. Ma guardi, poi le differenze tra le varie forze politiche, è giusto anche che ci siano, perché è giusto che ciascuno mantenga forte la propria identità. Ma è quello che sta facendo anche la Lega, perché mi permetto di eh, diciamo ri rilevare che tanta armonia tra la Lega e Fratelli d'Italia non c'è. Parlo del premierato, ad esempio, parlo del terzo mandato, parlo della protesta con gli agricoltori, dove il leghista Centinaio si è fatto eh, fotografare con il manifestante che aveva scritto sul cartello Dimissioni di, di Lollobrigida Brigida. Ecco, io credo che. Eh, cioè, però è anche vero che conservi... loro comunque a livello nazionale hanno sempre fatto sintesi. Sì, sì, ma infatti invece. il cambio di casacche di cui parlavamo prima, anzi, se è possibile mm. rivedere la grafica ci dimostra che in realtà è solo un cambio d'abito, ma poi il perimetro in cui si continua a eh, navigare è sempre lo stesso. E quindi, anche voi avete perso due consiglieri. Comunque, noi eh? abbiamo perso sì, una consigliera che riteneva Conte il miglior premier dopo Pertini, che in realtà eh, il premier non l'ha mai fatto, però adesso è una conquista del centrodestra, quindi staremo a vedere. Trecciatina. Eh, Senta, ma a proposito di, questa, di questo schema che avete eh, insomma, messo in campo in Abruzzo, eh, naturalmente si voterà anche in altre regioni, ma eh, in caso di successo eh, della vostra coalizione ritiene che questo campo largo abruzzese possa finire per diventare anche un po' un piccolo laboratorio politico, un modello da replicare a livello nazionale e invece in caso contrario un eventuale insuccesso di questo schema non rischierebbe di in qualche modo di contribuire ad allontanare una prospettiva di campo largo nazionale ma guardi io le parlo da parlamentare che conosce le dinamiche nazionali conosce bene le posizioni di Matteo Renzi e di Calenda e dubito che questo progetto possa avere ecco, un eco un eco nazionale a fronte delle dichiarazioni che i due leader che ho precedentemente citato eh, hanno nei confronti del presidente Conte e del Movimento 5 Stelle. Io eh, ci tengo a ribadirlo per Però la terza volta. Ma questo ci riporta alla domanda originaria, nel senso che poi l'elettorato se a Roma ci sono delle dinamiche, in Abruzzo delle altre, percepisce poi una, una scarsa coincidenza, una scarsa coerenza. Ma questo per questo progetto. le ripeto che il progetto abruzzese nasce con un obiettivo che non ha nulla a che fare con quello nazionale, che è quello di rispedire a casa questo Chiaro. governatore romano che fa dell'Abruzzo una colonia ormai da cinque anni. Ecco, adesso occupiamoci un attimo dei due candidati alla presidenza della Regione. Allora, Deramo, eh, lei cosa pensa di Marco Marsilio? Quali sono le principali qualità che gli riconosce e quali anche gli eventuali limiti e difetti? Ma io credo che Marsilio sia stato un bravo presidente in questi cinque anni, una persona che aveva un bagaglio e ha un bagaglio di preparazione politica, di conoscenza della macchina legislativa, per aver svolto anche ruoli importanti a livello nazionale, è stato parlamentare, è stato consigliere comunale eh, e eh, questo è un valore aggiunto che si è sentito nella conduzione della sua, della sua presidenza, perché eh, io reputo sempre eh, che eh, la preparazione sia per chi deve svolgere il ruolo di consigliere o di assessore regionale, ma così come il presidente, sia assolutamente determinante per essere il eh, maggior, eh, maggiormente performante rispetto alle sfide che una regione importante come l'Abruzzo ha di fronte, eh, di fronte a sé. Ehm... Se dovesse individuare un limite, un difetto? Ma guardi, mh, i difetti, mh, tutti abbiamo dei pregi e dei difetti. Io penso che in una competizione elettorale bisognerebbe esclusivamente concentrarsi nell'individuare eh, i pregi che ogni candidato ha, perché poi è sui pregi che si può fare la differenza e si può fare la buona amministrazione. Quindi io rimarrei concentrato su questo. Ecco, una curiosità. Eh, mi dispiace, noi... ma non, non, non voglio fare una polemica politica che non che non mi appartiene, eh, vede, anche, anche delle parole della, della, collega, della collega Torto appaiono sostanzialmente due visioni. No? Da una parte c'è una coalizione che è formata da pochi partiti e che evidentemente eh, già ha dimostrato il valore in questi cinque anni e già ha disegnato quello che deve essere l'abruzzo del futuro per i prossimi 5 per i prossimi vent'anni in base a quella che è chiaramente la nostra strategia e, e, e la visione di quello che riteniamo uno sviluppo possibile per questa regione. Dall'altra parte c'è una coalizione che è formata da soggetti politici, partitici, che si mettono insieme non per l'Abruzzo, ma contro l'amministrazione eh, uscente. E io reputo che questo sia una diminuzione pesante in politica, perché la, poi la credibilità che si esprime durante i 30 giorni di campagna elettorale e non solo nei 30 giorni di campagna elettorale e che deve essere sottoposta al giudizio degli elettori, deve essere esclusivamente focalizzata sulla qualità della proposta politica. E una coalizione belligerante, è evidente che è una coalizione che se dovesse vincere, ma non è questo il caso dell'Abruzzo, mi riferisco al centrosinistra, dal giorno dopo avrebbe chiaramente fratture che dal livello nazionale andrebbero a scendere sul livello regionale e questo non sarebbe una cosa buona per l'Abruzzo. Io oggi credo che questa è una regione che può definitivamente fare un salto di qualità importante e arrivare a, a, a competere con le regioni più blasonate eh, del nostro Paese, ma per fare questo ha bisogno di tanta stabilità. E di una coalizione che dell'equilibrio chiaramente faccia un metodo di lavoro. Ecco, tornando a Marsiglia una curiosità, perché insomma ci eravamo sentiti durante quella fase eh, in cui era in corso una diatriba. Sui tavoli romani tra Lega e Fratelli d'Italia, in riferimento al caso Solinas in Sardegna, Solinas che la Lega voleva ricandidare e che invece poi non è stato ricandidato. Lei eh, ai nostri microfoni disse a Chiare Lettere che in quella fase tutte le candidature alla presidenza nelle regioni interessate al voto erano sotto esame e quindi a rischio, compresa quella di Marsilio, e quindi erano solamente tatticismi politici o c'è stato un momento in cui la candidatura di Marsilio sui tavoli romani è stata effettivamente messa in discussione? No, eh, nessun retroscena, nulla di tutto questo. Io non dissi che eh, c'erano delle candidature a rischio, dissi che eh, il via libera definitivo alle ricandidature eh, nella organizzazione della macchina della coalizione del centrodestra passa anche attraverso un, uh, un ok definitivo da parte del, uh, del tavolo nazionale, del resto accade anche per i capoluogo di provincia, quindi è una metodologia rodata nel tempo che il centrodestra uh, ha uh, proprio per costruire una massima sintonia tra uh, territorio, vertice territoriale e quello nazionale, ma come è giusto che sia, quindi uh, era il tavolo nazionale che doveva sostanzialmente dare il via libera a tutte quelle che erano le candidature e poi infatti questo è avvenuto ecco, torto, parliamo invece di Luciano D'Amico una candidatura che il Movimento eh, 5 Stelle ha spinto ha supportato fin dall'inizio del lungo confronto eh, con le altre forze della coalizione eh, per la scelta del candidato eh, e ha puntato su D'Amico, nonostante su D'Amico incomba sempre un po' questo, questa ombra di Luciano D'Alfonso che non è certo Uh, un amico del Movimento 5 Stelle e che invece non è un mistero che sia in, uh, insomma, in stretti, in ottimi rapporti uh, con Luciano uh, D'Amico, insomma, due, due figure che hanno dichiarato pubblicamente di intrattenere ottimi rapporti tra loro. E allora le chiedo cosa vi ha convinti ad attirare dritti e senza esitazioni su Luciano D'Amico e non temete che, nonostante siate state voi quelli che l'hanno proposto con maggiore tenacia, poi alla fine in caso di successo siano altri a determinare le scelte che contano. Ma guardi, il lavoro di cucitura della coalizione tra le varie forze chiaramente non è stato portato avanti dalla sottoscritta e quindi andrebbe comunque chiesto ai coordinatori regionali che hanno eh, creato no, questa, questa rete. Io posso dirle quello che... Ho visto il Luciano D'Amico dopo averlo conosciuto. Intanto, primo punto, parliamo di un abruzzese. E per me questo è importantissimo perché lavorare contro l'Abruzzo, per rispondere anche a quello che diceva il collega d'Eramo, è, è, non lo fa chi è abruzzese. Noi vogliamo riconsegnare l'Abruzzo agli abruzzesi e dovevamo trovare una figura che rispondesse a questo. Parliamo invece di un governatore catapultato da Roma che dell'Abruzzo conosce poco o niente se non quei luoghi che eh, ormai io ho dipinto nella, nel mio ecco, scenario realistico, Marsilio come il tagliatore ufficiale di nastri, perché ormai lui inaugura la qualunque e conosce queste strutture, addirittura inaugura cose che non, cose che non esistono, quindi questo a dimostrazione di quanto un governatore romano non conosca l'Abruzzo. Luciano D'Amico invece è qualcuno che è cresciuto, è nato, è professionalmente affermato in Abruzzo e eh, devo dire una persona di tutto, di tutto rispetto. Ecco, questo. Non vi preoccupa un po' questa vicinanza con D'Alfonso? Ma guardi, io come Movimento 5 Stelle ho sempre eh, preso le mie distanze anche da quello che rappresentava... Uh, diciamo l'idea di Luciano Dalfonso senza problemi lo faccio uh, quando non sono d'accordo e sicuramente Luciano d'amico Adesso dipinto come il miglior amico di Luciano D'Alfonso, questo andrebbe chiesto, andrebbe chiesto no, a noi lui. Noi ci ricordiamo anche che il Consiglio regionale facesse un'opposizione a D'Alfonso che confronta quella fatta sì, a Marsiglio. Parliamo, <ride> sì, sì, no, sì. Fuoco e parliamo di, eh, della nostra ex capogruppo che in realtà ha riservato le stesse, eh, diciamo, gli stessi atteggiamenti per Marco Marsiglio che invece oggi la ospita nelle liste. Allora, allarghiamo un po' lo sguardo anche ai temi e ai contenuti. Ecco, uno dei temi eh, che hanno animato maggiormente il dibattito pubblico delle settimane è stato quella della protesta dei trattori che riguarda... Il mondo agricolo, un comparto molto importante anche per l'Abruzzo e che infatti vede in prima fila nella protesta anche molti agricoltori eh, abruzzesi. Eh, a livello nazionale c'è il tema delle esenzioni IRPEF, prima eliminate, poi in parte ripristinate dal governo, anche se Salvini eh, ha spinto, ha chiesto uno sforzo ulteriore. Eh, sullo sfondo c'è la più ampia questione delle politiche agricole europee e dei, e dei risvolti della transizione green. E allora Lei era naturalmente è sottosegretario al eh, Ministero delle politiche agricole, e quindi insomma immagino abbia anche vissuto delle giornate abbastanza calde ultimamente. e Allora le chiedo eh, come va affrontato questo tema e come si contemperano le esigenze. Eh, di difesa di questo comparto e allo stesso tempo le esigenze di salvaguardia di quello che è l'ambiente. Partiamo da due considerazioni. La prima, io non credo che ci sia stato un governo che abbia messo così al centro della propria agenda politica la realtà dell'agricoltura eh, italiana. Vero è eh, che addirittura abbiamo cambiato anche il nome del Ministero aggiungendo un principio per noi assolutamente importante sovranità alimentare, della sovranità alimentare che è un contenitore di valori, di storia, di tradizione delle nostre aziende, della nostra cucina, dei nostri prodotti agroalimentari, delle nostre pratiche agricole che poi sono non soltanto riconosciute come le migliori in tutto il mondo ma i nostri prodotti sono tra i più ricercati in tutto il mondo e sovranità alimentare Significa non soltanto difendere e potenziare la nostra agricoltura, ma significa soprattutto promuovere sui mercati europei ed internazionali il nostro, eh, il nostro prodotto. Quindi questa è una, uh, una base di partenza importante per inquadrare più complessivamente il problema. Gli agricoltori hanno sostanzialmente eh, portato avanti una protesta rispetto alla quale. Eh, hanno sempre trovato da parte della Lega la, eh, to il totale sostegno, del resto sono battaglie che noi come Lega portiamo avanti da anni, ma era una protesta rivolta all'Europa, ad una serie di eurofollie che sono state approvate nel corso degli anni da una è maggioranza... C'è stata un una spaccatura nella protesta tra chi contestava anche il governo nazionale altri che invece... Insomma... Ehm... dicevo, eurofollie che hanno di fatto colpito duramente la nostra eh, agricoltura, ma l'agricoltura anche di altri paesi europei, tanto è vero che questa non è una protesta italiana, ma è una protesta che sostanzialmente si è manifestata in diversi, eh, in diversi stati eh, europei. E c'è soltanto un modo per rivedere complessivamente la riprogrammazione in termini europei di una serie di eh, questioni, tra cui quella dell'agricoltura, con il voto del, eh, dell'europea a, eh, del, eh, eh, a giugno del 2024. Del resto stiamo parlando di un'Europa che in nome di un finto eh, eh, ambientalismo eh, è, è quella che ha prodotto una PAC che vorrebbe eh, fermare la lavorazione dei campi per eh, il rispetto dell'ambiente e quindi non garantendo sostanzialmente una produzione sufficiente per il nostro, il nostro sistema. Stiamo parlando dell'Europa che ha attivato una serie di misure che prevedevano il tentativo del taglio fino al 62% per quanto riguarda l'Italia dell'utilizzo dei fitosanitari in agricoltura con un conseguente crollo drammatico delle produzioni e questo avrebbe comportato che per portare sulle nostre tavole prodotti che non potevano essere sostanzialmente appunto prodotti a causa del taglio dei fitosanitari li avremmo dovuti acquistare dai paesi extraeuropei che utilizzano una chimica qui abolita da 40 anni, quindi delle scelte folli che avrebbero penalizzato non soltanto da un punto di vista economico e della produzione delle nostre aziende ma avrebbe chiaramente immesso nel eh, sistema del, commerciale del nostro Paese prodotti con una presenza di fitosanitari che noi abbiamo abolito come dicevo già anni, eh, anni prima e noi abbiamo fatto tante cose per difendere la nostra agricoltura da queste eurofollie dalla battaglia sulle etichettature dalla, ehm, siamo stati il primo governo ad, a, ad approvare una legge che vieta la eh, produzione e la commercializzazione della carne altra follia eh, che è nelle menti eh, di, eh, qualche eh, di qualche potentato economico. Quindi eh, certo, abbiamo fatto ci tanto, vorrebbe una puntata a parte, dice, una, per una puntata a parte però in te. questo anno do qualche dato, mm. eh, insomma abbiamo fatto degli investimenti importanti sull'agricoltura, 300 milioni sul fondo delle emergenze, vista anche. Eh, purtroppo ah, la, certo. la questione relativa al, al, cambio, al cambio climatico, 800 milioni destinati per l'acquisto di nuove macchine e attrezzature in agricoltura, 600 milioni per la carta dedicata a te, 50 milioni di euro per il fondo in, indigenti e soprattutto il grande intervento con i fondi del PNRR <coughs> destinati all'agricoltura dove li abbiamo portati da 4 a 8 miliardi, quindi insomma interventi che sicuramente hanno creato le condizioni affinché la nostra agricoltura fosse oggettivamente potenziata rispetto alle sfide che ha di fronte. Chiarissimo, ecco, Torto, il Movimento 5 Stelle è sempre stato molto attento al tema del green, però ecco, allora chiedo anche a lei come tenere insieme questi due aspetti, eh, le necessità, le esigenze produttive di un comparto quale quello agricolo e poi il tema della salvaguardia ambientale. Ma guardi, allora, parlando con gli agricoltori, soprattutto anche in queste ultime settimane, chiaramente loro eh, pretendono un riconoscimento di un duro lavoro che si fa nei campi, di un duro lavoro che li costringe a eh, portarsi avanti dalla sera alla mattina e questi riconoscimenti, vede, non vengono soltanto da eh, nuovi sistemi, da apparecchiare con l'Europa avvengono nella quotidianità e nella pragmaticità delle cose. E allora l'esenzione IRPEF in realtà non è vero che l'ha messo questo governo, l'esenzione IRPEF c'era, è stata tolta in legge di bilancio proprio da Matteo Salvini e da Giorgia Meloni e oggi ci viene riproposta come creo il problema e poi ve lo risolvo. È facile andare avanti così. Io le dico che siamo, siamo stati in questi giorni in Commissione Bilancio eh, sul mille proroghe. E noi l'abbiamo vista la norma del governo che arriva all'ultimo momento dell'ultima notte di discussione di questa legge. Esenzione IRPEF per due anni, giustamente perché ci sono le europee e quindi questo è il regalo agli agricoltori per tenerli buoni. E eh, tra l'altro esenzione al 100% soltanto per coloro che hanno un reddito inferiore a 10.000 euro. Per tutti gli altri si vedrà. Tra quelli, quelli che hanno un reddito tra i 10.000 e i 15.000, il 50%, dopodiché nessuna esenzione. Quindi è, è, è davvero una presa in giro e ci sarebbe davvero poco da festeggiare. Ma le dico di più: perché è stato bocciato il nostro emendamento sugli sconti accise del carburante agricolo? Ecco, queste sono le cose che prima di tutto eh, il governo italiano deve prendersi a carico per tutelare i propri agricoltori, perché poi. È facile dire che l'Europa è la matrigna cattiva e che, perché lo diceva Giorgia Meloni un anno fa, che sarebbe andata in Europa e le avrebbe detto all'Europa sentite signori, la pacchia è finita. Beh, non è stato così perché dal giorno dopo in Europa la Meloni continua ad andare, continua lei a togliersi il cappello. Quindi quando si parla di Matrigna Europa, io eh, davvero mh, stento a crederci e con me tantissimi altri italiani che hanno visto il risultato del governo italiano in Europa. Dall'agricoltura all'autonomia differenziata, altra questione che riguarda da vicino anche la Lega, poi sentiremo d'Eramo, cerchiamo di alternare domande e risposte, quindi ancora con lei torto. C'è chi dice sia una misura che spacca il Paese, c'è chi dice che si tratta di una scatola vuota, una sorta di spot elettorale per Salvini, e chi la ritiene legittimamente una misura efficace per lo sviluppo dell'economia nazionale. Lei cosa pensa e cosa eh, rischierebbe alla luce dei tanti allarmi che arrivano dall'opposizione l'Abruzzo qualora venisse attuata? Guardi, allora sull'autonomia differenziata è chiaro che Giorgia Meloni consegna una bandiera di propaganda a Matteo Salvini. Lo stesso partito di Fratelli d'Italia in Parlamento è, è completamente imbarazzato quando eh, si tratta di lavorare su questa proposta di legge. Che l'Italia venga spaccata in due è chiaro, cioè non è eh, messa in discussione questa cosa: il Sud avrà, sarà penalizzato, e così anche l'Abruzzo, e ci fa piacere sapere che Marsilio vuole e, anzi, ha firmato già. Per attuare questa, questa autonomia differenziata, perché a proposito di chi rema contro l'Abruzzo, ecco, abbiamo un nome o cognome con una firma. E, ehm, perché dico questo? Perché andiamo a dividere i cittadini in serie A e in serie B? Perché ehm, Giorgia Meloni, ancora una volta seguita da tutti i suoi ministri e i componenti del governo che la sostengono, in realtà ci promette che ci saranno fondi per eh, consentire che i livelli essenziali di prestazione siano praticamente eh, uguali e che non vengano eh, peggiora a peggiorare nel Sud. Questo non è assolutamente vero. Eh, questo governo non trova soldi per fare nulla, figuriamoci, per investire in livelli di essenziali prestazioni che, che da sempre devono essere in qualche modo eh, rifocillati economicamente. Ma io penso alla sanità, penso ai trasporti, penso alle scuole. Ecco, con l'autonomia differenziata, se oggi abbiamo problemi, domani avremo il disastro Meloni. Ecco, Daramo, lei è un uomo della Lega, ma è anche insomma, un politico abruzzese, un uomo quindi, del sud o del centro-sud d'Italia a seconda delle prospettive. E allora le chiedo: eh, cosa ci guadagnerebbe l'Abruzzo con l'autonomia differenziata? Ci guadagnerebbe tanto perché l'autonomia differenziata darà la possibilità di eh, governare meglio il territorio con maggiore attenzione, è una grande opportunità che chiaramente si presenta a tutto il sistema nazionale e chiaramente anche al centro sud ed è sostanzialmente anche un modo per cancellare delle pratiche assolutamente disgustose che una certa politica anche nel centro sud ha praticato per anni, quindi governare meglio, razionalizzare in maniera intelligente gli interventi e renderli assolutamente efficaci ed efficienti rispetto a quelle che sono... Le esigenze di una regione, di un territorio e eh, chiaramente dei cittadini che vi abitano, potenziare i servizi, migliorare eh, anche il sistema infrastrutturale. Quindi credo che questa dell'autonomia sia, eh, sia una grande opportunità. Però è anche vero che, insomma, ehm... Per eh, garantire questi famosi lab, i, i livelli essenziali delle prestazioni che poi andrebbero erogati in modo uniforme in tutto il, il Paese, che quindi consentirebbero effettivamente poi di equiparare un po' le situazioni di partenza, insomma le stime dicono che ci vogliono 100 miliardi di euro, eh, visti anche un po' i periodi di magra, dove, dove si vanno a trovare poi queste risorse? Ma le risorse chiaramente ci sono, è la capacità di saperle ridistribuire in maniera intelligente in base a quelle che sono le esigenze che attraverso i l'EP le regioni stesse chiederanno. Eh, no, mi fa piacere sapere che lei... No, no, mi fa piacere... Sono, eh? no, no, <ride> beh, insomma, voglio dire, ci sono state per i, per i banchi con le sede a rotelle, ci sono stati per il 110, che sono misure vostre, che hanno sostanzialmente devastato il bilancio di una nazione per delle eh scelte no, folli bilancio, che ci hanno ridicolizzato a livello europeo ed internazionale, insomma, su cose più serie come quelle dell'autonomia, sicuramente non, eh, non ci faremo trovare... Eh, impreparati come è accaduto a voi, quindi una grande opportunità che deve essere assolutamente abbracciata e cavalcata. Posizioni chiare. Il tema della sanità, che come sappiamo assorbe oltre l'80% del bilancio regionale. Eh, torto la Giunta Marsilio rivendica di avere redatto il piano di riordino della rete ospedaliera, rivendica di essere anche riuscita a tenere i conti in ordine in una fase eh, complicata anche alla luce delle impennate dei costi legati alla pandemia e all'inflazione. Eh, Dall'altro lato della bilancia eh, si continua, i cittadini insomma, eh, continuano a fare i conti con, una, eh, insomma, con le liste d'attesa eh, lunghissime, con la mobilità passiva che vede tanti cittadini costretti ad andare a curarsi fuori regione, cresce anche la fascia di popolazione che si rivolge alla sanità privata. E allora, cosa sta succedendo e come valuta l'operato dell'amministrazione Marsilio su questo tema? Allora, guardi, Marsilio vanta di aver creato un modello sanità, ma Dio scampi l'Italia da questo modello, perché se il modello è, come diceva lei lisse d'attesa interminabili, ma soprattutto una medicina territoriale azzerata da questo governo. E le faccio un esempio su tutti. Io sono eh, teatina, per cui eh, vedo e soffro insieme a tutti quei cittadini che da quattro anni non hanno più un distretto sanitario, per esempio, a chietiscalo. E quindi medicina territoriale che non è nelle prerogative del governo di centrodestra di questa regione. Allora, mh, ci dovrebbe spiegare Marsilio come fa ad alleggerire le liste d'attesa se non potenzia quelle, eh, quelle eh, case della salute, quei distretti sanitari che si trovano eh, diciamo con, in diretto contatto con problemi più semplici del cittadino. Perché se noi andiamo in pronto soccorso anche solo per, eh, una, eh, per, per qualcosa che è in codice verde, eh, è chiaro che quello che è in codice giallo, quello che è in codice rosso, si mette tutto in coda e noi siamo ecco, costretti a fare una lunga attesa se ci fosse la medicina territoriale sviluppata e garantita, si snellirebbe tutto questo, ma Marsilio Dobbiamo non ci penso. un po' perché stiamo andando verso eh, la fine della trasmissione eh, Deramo, la lascio rispondere ovviamente sul tema della salinità, ma prima eh, vorrei chiederle anche eh, il ruolo di assessore regionale della sanità eh, in Abruzzo è stato ricoperto fino eh, a poche settimane dietro da Nicoletta Verini, che appunto allora, un... in quota Tutto. fino a poche settimane dietro in quota lega, ah, Adesso okay. diciamo continua a ricoprirlo come candidata della lista Marsilio. E proprio il vostro segretario provinciale di Pescara, dopo che la Veria ha annunciato che si sarebbe candidata con la lista civica di Marsilio, ha detto chiaramente che in ogni caso la Lega non aveva alcuna intenzione di candidare la Veri, non è, le liste erano già pronte e lei era fuori. E Allora le chiedo anche, ma si tratta di una bocciatura del lavoro svolto eh, da Veri come assessore di questa giunta in materia di sanità oppure c'è dell'altro? No, guardi, noi credo che abbiamo fatto una cosa straordinaria, quella di dare una nuova rete ospedaliera a questa regione che mancava da 30 anni. Eh, ricordiamo che quando abbiamo vinto le elezioni cinque anni fa abbiamo ereditato una regione eh, dove la sanità a causa del Partito Democratico eh, era in ginocchio. Il Partito Democratico aveva programmato la chiusura di 10-12 presidi ospedalieri in tutta la regione e eh, aveva smesso anche di investire sull'edilizia eh, sull sanitaria. Questa è la situazione drammatica. Che ereditammo cinque anni fa. Cinque anni dopo abbiamo una nuova rete ospedaliera, non abbiamo chiuso, così come avevamo promesso, nessuno dei presidi ospedalieri e stiamo investendo per potenziare e migliorare l'edilizia sanitaria. Adesso, se lei mi dice tutto questo lavoro è frutto della soltanto uno sciocco potrebbe risponderle di sì. Questo è un lavoro fatto da una squadra, fatto da tanti consiglieri regionali che si sono impegnati quotidianamente su questo settore, un ruolo importante e strategico lo ha portato avanti il dottor Pierluigi Cosenza, direttore generale dell'Agenzia eh, dell Sanitaria e questi sono i risultati di uno sforzo complessivo la cui gran parte è stato portato avanti dalla, dalla Lega con chiaramente eh, anche il lavoro portato dall'Averì, ma non è che l'Averì ha eh, realizzato tutto questo e questo è un ragionamento. Poi l'Averì non sarebbe stata ricandidata nelle liste della Lega perché evidentemente da un punto di vista politico, e per politico intendo coerenza con eh, il modo, la filosofia, eh, la coerenza stessa della Lega, eh, c'erano delle evidenti incompatibilità e quindi siccome noi riteniamo che nessuno è indispensabile eh, che eh, abbiamo fatto una scelta di, eh, di cambiare, poi chiaramente la Verì ha fatto a, a sua volta delle altre scelte. Altra questione importante è quella delle infrastrutture, eh, lei era insomma, molto vicino a Salvini, ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e quindi le chiedo anche che... Eh, tipo di attenzione c'è da parte del Ministero e più in generale del governo nazionale rispetto a varie, varie tematiche nevralgiche per il futuro dell'Abruzzo come quelle della linea ferroviaria Pescara-Roma, di recente c'è stato anche l'annuncio della Meloni o eh, dell'aeroporto d'Abruzzo? Beh, credo che la vera grande sfida, indipendentemente anche da... Le parti che ognuno di noi rappresenta negli schieramenti, sia quella di portare l'Abruzzo definitivamente nel futuro. Per portare l'Abruzzo definitivamente nel futuro, bisogna evidentemente continuare a lavorare come stiamo facendo e potenziare la programmazione e quindi di conseguenza la realizzazione delle infrastrutture, dalla Pescara Roma alla L'Aquila all'aeroporto, eh, al nostro aeroporto abruzzese. Alla logistica, oggi la grande sfida soprattutto per le nostre aziende e all'interno delle aziende in generale, ad esempio parlo del mio settore, le aziende agricole, un centro di logistica importante che sia collegato con i grandi corridoi europei è assolutamente fondamentale muovere merci con una maggiore velocità e a un costo minore del trasporto. È quello che ci mette realmente, mette realmente le nostre aziende in competizione positiva con regioni e con aziende di altre regioni che evidentemente già possono suffruire di una logistica tra virgolette moderna. Ma invece sulla terza corsia lungo la 14, ne ha parlato con Salvini. Cioè noi qualcosa... stiamo lavorando su un dossier, eh, sapete che noi siamo organizzati in dipartimenti. L'avvocato Carla Mannetti è il responsabile regionale del eh, Dipartimento Infrastrutture della Lega, anche per aver svolto per cinque anni il ruolo di direttore dei trasporti della Regione Abruzzo. Abbiamo quasi terminato questo lavoro che eh, già da settimane è tema di confronto con Salvini, ci saranno degli annunci importanti nelle nei, pro nei prossimi giorni. Ecco torto, ha sentito Deramo, peraltro la Meloni, dicevamo prima, è stata in Abruzzo, ha annunciato che ci sono i soldi per il raddoppio ferroviario della Pescara-Roma, mm, si parla uh, anche quindi della terza corsia sulla 14, sono già partiti i lavori per il prolungamento della pista dell'aeroporto, insomma, c'è qualcosa che non vi convince oppure su questi temi dovete fare un passo indietro. Ma guardi, alla malattia dell'annuncite di Giorgia Meloni e di tutta la compagine governativa, siamo abituati ormai. Da, dal settembre 2022 dove si annunciava la qualunque e poi nulla si è visto. Io direi che sulla ferrovia Pescara Roma a me dispiace perché ci si concentra così tanto su grandi opere che poi sappiamo che con l'evoluzione tecnologica la soluzione migliore provata oggi magari domani sarà già eh, passata e vecchia. Um, e si dimentica che in Abruzzo il problema delle strade e non parlo delle grandi infrastrutture è un grosso problema. Noi impieghiamo in comuni a distanza di 30 km oltre 40 minuti perché dobbiamo andare a 50 all'ora, forse anche a 30, per schivare tutte le buche che nessuno, nessuno contribuisce a uh, sanare. Allora ripartiamo da questo. Perché Giorgia Meloni ha parlato di vocazione intercontinentale? Addirittura parlando eh, dell'aeroporto di Pescara. Giorgia Meloni dovrebbe sapere che una delle infrastrutture in Abruzzo che più eh, fa acqua da tutte le parti, e non lo dico in senso metaforico, è proprio la rete idrica. Vede, lei vorrebbe che tantissimi turisti venissero in Abruzzo e, ehm, e poi questi turisti racconteranno che eh, non hanno potuto neanche fare una doccia in albergo perché quest'estate accadrà di nuovo che eh, in molte zone l'acqua eh, deve essere necessariamente chiusa. Ma questa eh, non è un'informazione che do io, lo danno i dati, lo dà da anche qualcuno che oggi è in maggioranza ma quando era all'opposizione. Eh, diciamo attaccava Marsilio proprio su questo ricordandogli che il 70% dell'acqua in Abruzzo eh, va dispersa e quindi si dovrebbe investire in questo prima di tutto la eh, terza corsia sulla 14 guardi noi non chiediamo tanto addirittura la terza corsia ma almeno la doppia corsia per senso di marcia credo che tocchi perché oggi si va ad una corsia sola e nonostante gli annunci di Salvini anche sui 700 Milioni della Pescara Roma. Ma Salvini come la Meloni dovrebbero sapere che prima di stanziare questi soldi, che oggi non ci sono e restano bolle di sapone che escono dalla bocca di Salvini, in realtà devono passare da una serie di passaggi burocratici: eh, c'è la fase del CIPES, del PRECIPES, in cui gli enti e i ministeri devono approvare la fattibilità e la progettualità e poi la realizzazione dell'opera, quindi parliamo di chiacchiere no, che, che quindi, distruggeranno, ma distruggeranno la nostra, la nostra percorso, regione che resterà un cantiere a cielo aperto ci potresti elencare gli interventi che fece per l'Abruzzo il tuo ministro Toninelli ma noi abbiamo no, perché, intanto eh, il ministro Toninelli ha ricostruito fatto toninelli intanto, cinque anni fa, oggi avremmo già realizzato una buona ministro, parte della ferrovia il ministro Toninelli intanto In venne a conoscere i problemi dei viadotti e compagnia anni. Ah, sì, Bella. Eh, la ricordo la gita e ricordo anche che ricostruì il ponte Moranni in solo due sì. anni, Beh, non insomma, con cantieri è... che durano sono da insieme. decenni e noi camminiamo ancora su una corsia sulla 14. Però eh, io sono sicura anche che i cittadini le sono sì, diciamo... certo ma sono sicura che i cittadini, che, distanti, che i cittadini no. abruzzesi queste balle o queste bolle di sapone stavolta siamo, non le verranno. Siamo, siamo in chiusura. Quattro anni avete governato. Eh, no, siamo, cinque anni voi qui. Siamo in chiusura. L'Abruzzo, cinque anni, 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 parliamo anni. di infrastrutture. al eh, governo? Avete anche po di quattro ah. ah. anni ah. al ah. governo. Due volte con Conte, poi con Draghi. Eravate anche siamo, voi al siamo, governo, siamo, eh. anno sia con, con Conte che con Draghi. Eravate ma, anche eh, voi eh, al ma il governo. Conte 2 Anzi, che è stato quello Toninelli. più devastante. Scusi, eh. con Toninelli eravate con noi al governo. Speravamo e lavoravamo tutti per Toninelli. La capacità del 5 Stelle di essere per siamo in chiusura. Noi non ti un minuto, un minuto però. a testa <ride> diciamo per una sorta di piccolo appello no, per il voto e allora chiedo a Daniela Torto perché dare fiducia a queste, in queste elezioni regionali a Luciano D'Amico e al Movimento 5 Stelle allora il Movimento 5 Stelle è stato sempre dalla parte dei cittadini e lo testimonia il fatto che noi sappiamo ascoltare cosa che non ha saputo fare questo governo regionale però io l'appello voglio farlo a tutti coloro che sono sfiduciati nei confronti della politica, delusi e il mio appello è di andare a votare. Si scelga qualunque forza politica eh, la si ritiene più opportuna, c'è chi non vorrà votare Fratelli d'Italia e li comprendo bene e quindi voterà il Movimento 5 Stelle, ma l'importante è andare a votare. Dai, Ramon. Perché votare Marsilio e perché votare la Lega il 10 marzo? Votare la Lega, votare il centro-destra perché credo che in questi cinque anni abbiamo dato dimostrazione di aver governato bene, con grande responsabilità, con grande equilibrio, tanti risultati, alcuni ripercorsi durante questa trasmissione che abbiamo ottenuto, ma soprattutto la grande sfida di portare l'Abruzzo nei prossimi cinque anni verso il futuro e farla arrivare ad essere definitivamente una regione al pari delle regioni più blasonate del, eh, del nostro Paese. Quindi economia, infrastrutture, occupazione, turismo, logistica, sono queste le sfide che ci vedranno protagonisti e sono questi i eh, contenuti del programma che abbiamo sottoposto al giudizio degli abruzzesi. Io sono convinto che faremo un grande risultato e che vinceremo queste elezioni. Il tempo a nostra disposizione è scaduto, io allora ringrazio la deputata Daniela Torto, il sottosegretario di governo Luigi Deramo per essere stati qui. Grazie con a noi. voi per l'invito. Grazie anche a Maurizio Dagui in regia, ad Antonio Liberardino per la parte grafica e a Mauro Di Pietro per il coordinamento editoriale. Grazie a tutti voi che ci seguite eh, numerosi da casa. Noi ci vediamo ogni mercoledì e venerdì con spoiler speciale elezioni. Continuate a seguirci.